Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suicoden 5 e benvenuti al Monte Rarru. Qui ci saranno un paio di oggetti da recuperare e poi, come vi ho detto la volta scorsa, ci sarà la possibilità di effettuare uno dei bad ending del gioco. Quindi ve lo farò vedere. Ehi, sono i banditi, fermi i banditi, smettete subito il vostro banditismo. Fermi, uomini. Generale Dean. Questo è il vero principe, non è un bandito. Ma è identico a lui, generale. Sospettavamo che il principe fosse il bandito. Sua Altezza è qui per dimostrare il contrario. Fatevi da parte e lasciateci passare. Come desiderate, generale Dean. Seguirò i vostri ordini anche se non sono d'accordo. Ok. Quindi avanziamo. Qua ci saranno ovviamente diversi incontri, diverse robe. Ok, qui bisogna arrampicarsi sulle radici, ovviamente. Quindi bisogna fare attenzione alle radici più grosse, che sono quelle dove ci si può arrampicare. Ok, credo di essere arrivato alla fine del dungeon. Però non ho trovato tutti gli oggetti. Sì, me ne ricordavo di più come oggetti, però vabbè, li prenderò dopo, non è un problema. Ehi, Roy, è bello rivederti. Roy? Eh? Chi sono questi tizi, Roy? Sono nuovi membri della banda? Sembrano un po' vecchi, soprattutto quella. Idiota, Roy è dentro a dormire, ricordi? Davvero? E allora, chi è quello? Chi pensi che sia? È il vero principe! No, impossibile! Vi abbiamo preso, sporchi banditi! Arrendetevi o morirete! Non credo proprio, fanfarone! E allora non abbiamo altra scelta! Eh sì, ragazzi, boss fight! Eccoli qua! Allora, noi attacchiamo qua. Runa dell'alba. Sperando che eccola là, esattamente quello che ho detto. Speriamo che non. Sono stato zitto proprio per evitare. Niente, Zerase che giustamente mi viene shottata così. Amen. Non l'avevo curata perché Zerase solitamente era più veloce. Attacca sempre lei per prima, quindi. E invece, a quanto pare. Ah, runa dell'alba in azione per la prima volta. Non mi ricordo se ve l'avevo già fatta vedere la runa dell'alba in realtà. Nessuno ha preso la morte istantanea. Ok, sono quasi in fin di vita. E qua facciamo una bella. Here we go. Ok. Prince. Lui lo facciamo fuori. Madonna, 3134. Madonna, one shotato praticamente. Ok. Andate. Oh, dipinto tra l'altro, che culo. Questo mi sarebbe servito per reclutare Bastan. Peccato che io già l'ho reclutato, quindi ok. Ai 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 ai, ci ha dato una bastonata reale. Dannazione, dove è Roy quando c'è bisogno di lui? E ora, signori, le presentazioni. Allora è questo Roy l'impostore. Vive in quella caverna? Oh no, aspettate, non potete entrare. Lì dentro è pieno di fantasmi e altra roba tremenda. Vogliamo entrare? Lady Silence, a voi l'onore del primo ceffone oppure posso darglielo io? Ok, ragazzi, qui adesso
io farò un salvo stato che non li ho praticamente mai fatti all'interno dell'emulatore, perché si sto giocando tramite emulatore ovviamente, perché se pensavate che io avessi appunto la possibilità di giocare su real hardware con questa grafica, no, assolutamente no. Quindi farò un save state, perché qui ragazzi adesso io perderò il duello. Qui adesso sì, ci sarà il duello contro Roy. Allora, qua non mi ricordo se c'era qualcosa. Forse c'erano altri incontri? Are ah, you no. Roy? Eccolo. Oh man. Guess the jig's up, huh? Just when it was starting to get good, too. Relax. I'm not gonna put up a fight. Wouldn't want to wear myself out, you know? Oh, looks like the real thing showed up, huh? Yeah, a lot of people told me we looked alike, but geez, we're like two peas in a pod. Kind of scary, huh? Yeah, I'm pretty shocked myself. No wonder Dine and Boz couldn't tell you apart. Really? I don't think they look all that much alike. Their features are completely different. The prince doesn't look vulgar like he does. Ain't you a sweet talker? Yeah, so I'm a thug from the slums. My whole life I've had to crawl around with other lowlifes of society. Unlike the prince here, who's been pampered like a little baby, no wonder we look different. But we still look an awful lot alike. So don't you think it's unfair our lives are so different? That's why I thought I'd do something about it. And get a little taste of the rich life, you know? And smear a little mud on the prince's face at the same time. And man, it was fun! How dare you! What a bunch of nonsense. Huh? Do you really think that just because you had a tough childhood, it gives you the right to steal and hurt people? There are plenty of people who grew up without parents or money, but still live good, honest lives. You giving me a lecture? I wouldn't waste my time. But there's one thing you should admit. You're just doing whatever you feel like doing. Stop blaming your bad behavior on your childhood and grow up! How dare you even think about defacing the prince's image! Leon. Listen up, sweetie. You don't know a thing about me, so don't pretend you do. You know what? I've changed my mind. I was gonna go quietly, not tire myself out, but you had to go and get me all fired up. All right, Your Highness. I'll take you on one-on-one. If you win, you can kill me, punish me, do whatever the hell you want. But if I win, that'll prove I'm a man of higher caliber than you. Then I get to take your place as prince. Your Highness, don't give in to his taunts. He'll be fine. But Leon... The prince won't lose. There's no backing up now, you know. Ragazzi, qui adesso vi farò vedere il game over. Ovvero perdere contro Roy. I'll teach you what it's like out in the real world. Maybe I'll hit you with my best moves right away. Ok. Qui cerchiamo di perdere. And now for the feint. This'll do you in for sure. Take this. Facciamolo vincere. Even up close, I guess we really do look a lot. Okay, here comes another one. Nah, changed my mind. Is that the best you can do? Well, guess it's my turn now. Even up close, I guess we really do look alike. How'd you like that? Come on, let's keep going. Even up close, I guess we really do look alike. How'd you like that? I'm gonna make you dance. What? Is that the best you can do? I guess I'd better take your place.
Esatto, ecco un bad ending, ragazzi. Principe, state bene, dite qualcosa. Joe, apri gli occhi, riesci a sentirmi? Principe! Sì, ragazzi. Lo ha ucciso. Allora è davvero così? Sì, sembra che i Godwin stiano festeggiando la presunta morte del principe. Pensavo che questo giorno sarebbe arrivato, ma non così presto. Bene. Dobbiamo continuare a restare in contatto con i nostri alleati. Va bene. Sì, ragazzi. Posso entrare? Come sta il principe oggi? Ancora privo di coscienza, come al solito. Le sue ferite dello scontro con Roy sono guarite. Continua a dormire, non capisco cosa abbia. Il castello di Alba è caduto. Roy è stato ucciso mentre difendeva il castello, ma molti dei nostri alleati sono riusciti a mettersi in salvo. Con il loro aiuto formerò un esercito segreto per prepararci all'inevitabile scontro finale. Voglio essere pronto a combattere quando il principe si risveglierà. Stavo pensando, forse è meglio che non si risvegli più, per il suo bene almeno. Come potete dire una cosa del genere, Lady Sialitz? Certo, hai ragione, scusami. Oh, principe. Eh già, ragazzi. Game over. Questo è un worst final, nel senso è uno dei finali cattivi che può terminare il gioco. Cioè, in teoria noi qui è come se avessimo già finito, perché Roy ci ha ucciso e quindi va bene così. Ma non è questa la nostra storia. Cut. Your Highness, don't give in to his taunts. Eccoci. He'll be fine. But Leon. The prince won't lose. There's no backing out now, you know. Che faccia creepy, madonna, che possiede. I'll teach you what it's like out in the real world. Maybe I'll hit you with my best moves right away. You got me! I gotta take a break! Did you really believe me? Doppia botta. It's no fun if we both use nothing but big moves. Pensavo facesse attacco speciale anche qua. How about if I really get serious? You got me. I gotta take a break. Okay. Did you really believe me? Stavolta. All right. This one is gonna put you out of your misery. Super mossa. I lost. Quando fa super mossa, batterebbe anche il mio speciale. Invece con guardia lo possiamo battere. Era solo una parrucca. Dannazione. Ho perso anche l'ultimo briciolo di dignità che mi era rimasto. Beh, ho dato la mia parola. Avanti, uccidetemi e fate quel che vi pare del mio cadavere. Aspetta, Roy, aspetta! Ma che... Phelon? Phelan? Perché non ve ne siete andati quando potevate? Non potevamo lasciarti qui, Roy. Aspettate, principe. Ascoltate. Roy è stato istigato a fare quello che ha fatto. Volevano... com'è che hanno detto? Ah, sì, volevano insozzare il nome del principe. Insozzare il nome del principe? Ma chi è che parla in questo modo? Parla. Quale forza diabolica si nasconde dietro questa macchinazione? Chi osa infangare il nome di Sua Altezza? Beh, chi potrà mai essere?
Non ricordo il nome del tizio, ma era un giovane nobile che odia davvero molto il principe. Era un pezzo grosso. Quindi chi può essere? No, non può essere lui. Beh, questo spiega la frase insozzare il nome del principe. Nessun risentimento vale quanto un piano tanto infame. Quel ragazzo non ha un briciolo di onore. Esatto, è lui il cattivo. Quindi lasciate in pace Roy, vi prego, principe. E poi, guardate. Non abbiamo neanche sfiorato il bottino. Restituiremo tutto, lo giuriamo. Ora basta, lasciate perdere, ragazzi. Ma Roy... E come ha detto la ragazza, ho deciso io di farlo, non importa se mi hanno istigato. Ehi, principe, mi aspetto un'esecuzione in piena regola. Dopotutto sono stato catturato dal principe in persona. Ero pronto a morire sin dall'inizio. Forza, principe, uccidetemi, che aspettate? Ecco, qui ragazzi ovviamente bisogna comportarsi da veri nobili. Davvero? Risparmierai Roy? Ottima scelta, Joe. E poi questi delinquenti possono esserci ancora utili. Ascoltatemi. Potete contattare quel damerino incapace? Damerino? Vuoi dire quel nobile vestito con tutti quei fronzoli? Certo, sappiamo dove si trova. Mi è venuta un'idea. Vi lasciamo in vita, ma dovete fare esattamente quel che vi dico io. Capito? Certo, certo, diteci cosa fare, signore, e lo faremo. Beh, avevo detto che potevano fare di me quello che volevano. Fare qualsiasi cosa per salvare Roy, qualsiasi cosa. D'accordo. Torniamo tutti a Sable. Eh? Lady Silas? Cosa avete in mente, Lady Silas? Mostrerò a tutti la vera faccia di quel damerino incapace. Ok, e ora qui giustamente loro entrano tutti quanti in squadra e ora è un casino. Perché devo mettere Roy? Qui ora è un problema. Jean la togliamo. Vabbè, facciamo così. E vabbè. Ok. Qui apriamo con pezzo di ciclone. Ok, e credo di aver preso tutti gli oggetti adesso. Posso utilizzare... Oh sì. Ottimo. Benissimo. E adesso possiamo tornare a Sable. Però prima di ciò ci ritorniamo così a Sable. Sì, ragazzi, mi pesa il culo tantissimo. Sì, ci torniamo così. Tu dici, ma come potevi fare la strada? No, ho il teleport, uso il teleport. Ah, vostra altezza reale il principe, bentornato, bentornato. Ehi, mi sembra di conoscere quelle piccole canaglie. Avete catturato i banditi, stupendo, siete eccezionale, vostra altezza. Generale Din, grazie per aver aiutato sua altezza, il vostro apporto è stato fondamentale. No, mio signore, non ho alcun merito, ha fatto tutto sua altezza reale il principe. Bene, mostriamo subito alla gente che il principe non è un... Ehi, ehi, aspettate. Non conoscete tutta la storia. Questi ragazzi sono stati istigati a fare quello che hanno fatto. Istigati? E da chi? Di certo qualcuno che vuole impedire l'alleanza tra Sua Altezza e Sable, un genio diabolico. Bene, dubito. La persona dietro questa macchinazione non è abbastanza furba. Però dobbiamo smascherarlo se vogliamo risolvere questa spiacevole situazione. Capisco, Lady Silas. Ho un piano perfetto. Mi serve solo che tutti abbiano un po' di pazienza. In questo caso non ho obiezioni. Molte grazie. Beh, qualcuno dovrà pure ospitarli nel frattempo e voi dovete essere tutti molto stanchi. Usate la mia residenza a vostra discrezione, Altezza.
Ok. A questo punto noi entriamo, però non andiamo nella residenza del nostro amichetto. Prima andiamo alla locanda, perché ovviamente mi voglio riposare, voglio recuperare tutte le magie, voglio recuperare tutto. Quindi riposa, non salviamo. Lo salveremo dopo, ovviamente. Ok. Perché questo? Perché se noi entriamo nella residenza del tizio, c'è un'altra boss fight. Aspetta, dobbiamo salire di qua forse, perché dobbiamo utilizzare le stanze, quindi è detto di qua. Esatto. Li terremo qui per adesso. Scusate ragazzi, so che sarà un po' dura per voi. Wow, non ho mai visto una stanza così, è bellissima. Neanch'io, fantastica. Ah, smettetela di sembrare sterrefatti, non è bello. Farò preparare delle stanze separate per vostra altezza, Lady Silith e Lady Leon. Ok, qua tutti lasciano la squadra. Allora, secondo voi cos'è tutto questo trambusto? Non saprei, Sua Signoria ha parlato di svelare la verità. Chissà cosa voleva dire. Beh, non vedo l'ora di scoprirlo. Ok, ci siamo. Ricordate il piano. Va bene. Mi scuso in anticipo, mia signora, ma non ho molta esperienza nel portare a termine un piano del genere. È un po' tardi per dirmelo, eh? Dai, so che puoi farcela, Dean. Sì, mia signora, non vi deluderò. Coraggio. Ah! Bandits! Bandits are coming! Ah! Hey, Bandit Prince, how dare you attack Sable? No! Help! Ah! Hold it right there! Yerimbaros has arrived. People of Sable, I am here, so have no fear. I hope you're ready for me, you bandit prince. I can't believe you've allowed yourself to sink so low, you mean, despicable fellow. What would your poor dead parents think of you now? I will not let you besmirch the name of Felaena's royal family any further, so just wait right there. Or beware! Master Yoram, be careful! I know! I don't need anyone to tell me! Blue! Master Yoram! What is he doing? I don't know. Beats me. Master Yoram, are you alright? Pagliaccio. Oh, of course I'm not alright! Why didn't you guys hold me up like you were supposed to? But you slipped! It wasn't our fault. Quiet! I've heard enough. Now come on. Shoo, shoo. Now then, sorry for the wait. At last, the time has come to punish this atrocious fiend of a prince. With this sword in hand, I shall slay thee! Get him! Eh sì ragazzi, c'è addirittura Euram da combattere. Aspetta, diciamo che qui il problema è che purtroppo questa boss fight... Ecco qua, aia, aia. Here we go! Prince! Ok. Ah, resisti? Mamma mia. Messo lì davanti è bruttissimo. Perché lui la difesa fisica praticamente non ce ne ha. Here we go. Off you go. Um,
Madonna, 4, 4 HP possiede. Allora, speriamo che lei sia più veloce. Ah no, forse non serve, dai. Forse ce la facciamo con Leon. Messo lì davanti, io col fatto che ho la runa potere, non ho difesa fisica, quindi mi sciottano. Ok, perfetto. Meno male. Questi sono bei punti esperienza. Ok, sfera lucciola, questa è ottima. Va bene così. La sfera lucciola serve per attirare più nemici, quindi serve per il farming. È buona, è una buona sfera. Esiste anche la sfera gran lucciola, che attira i nemici rari, anche i nemici rari. Ah, Roy, idiota, hai rovinato il piano. Dovevi perdere apposta e implorare il mio perdono. Fa parte del piano per insozzare il nome del principe, ricordi? Aspetta, la runa dell'alba? Allora tu sei il vero... Oh no, mi hanno... Ecco qua. Ehi, maestro Euram, che state blaterando? Vero, vero cosa? Maestro Euram, non ha senso. E chi è questo Roy di cui parlate? Roy? No, 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 ho detto voi, per darvi il merito di aver preso il principe dei banditi in flagrante. Forse il giovane maestro si riferisce a questo gentiluomo? Vieni, Roy. Due principi? Oh, fantastico! Già, è lui, ne sono sicuro. È quello che mi ha chiesto di travestirmi come il principe e di fare il bandito. È stato lui, è tutta colpa sua. Maledetto principe! Ah, ora è tutto chiaro. Mi sembrava troppo strano, il principe ha ore e gioielli in abbondanza. Ci hanno ingannato. Prima Lord Salum Barros e ora il giovane maestro Euram Barros. Cos'è, un vizio di famiglia? Forse quei vestiti sgargianti bloccano la circolazione del sangue, così non riescono a ragionare. Ho proprio voglia di dare a quel finto nobile una bella suonata. No, 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 vi prego, farò qualsiasi cosa per rimediare, qualsiasi. È uno spettacolo addirittura migliore di quanto mi aspettassi. Lady Sialitz, siete stata voi a organizzare tutto questo? Esatto. Oh, a proposito, ricordi l'ultima cosa che ti avevo detto? Che se non fosse stato per l'userina ti avrei fatta a pezzettini, ricordi? Sembra che la folla sia ansiosa di darmi una mano, che ne dici? No, mi dispiace, perdonatemi. Sto per svenire. Quel damerino sta scappando! Inseguiamolo, strappiamogli quei vestiti ridicoli! Ecco qua. Ora qui, ragazzi, bisogna fare attenzione alle risposte che dovremo dare. Perché adesso qui ovviamente avremo risolto praticamente la situazione e quindi abbiamo riabilitato il nome del principe. A quanto pare la folla non è riuscita a catturare Maestro Euram. Come ha potuto l'erede dell'illustre casata de Barros commettere un atto tanto spregevole? Dopo quello che è successo non credo che si possa più definire illustre. Hanno rubato la runa dell'alba, complottato per usurpare il trono e poi il piano del principe dei banditi. È vero, è una condotta per nulla nobile. Ah, come ha fatto la nostra aristocrazia a cadere così in basso? Esclusi i presenti, ovviamente. Non c'è problema, capisco cosa intendete. Ma certo, l'accaduto non fa altro che rafforzare il mio giuramento a non essere mai corrotto dai vizi dell'uomo. Avete la mia più profonda gratitudine, principe Joe. Molte grazie.
Ecco, e qui adesso la risposta giusta è: ho solo riabilitato il mio nome. Al contrario, Vostra Altezza, svelando la verità avete salvato la gente di Sabol. Se Sabol si fosse opposto a Vostra Altezza, saremmo rimasti isolati e poi saremmo invasi dagli Armes o dai Godwin. Din, voi andrete con Sua Altezza, vero? Sì, mio signore, sarei onorato di servire un uomo di così alte qualità morali. Ottimo, mi aspetto che farete il massimo per Sua Altezza. Al vostro servizio, Altezza. E abbiamo reclutato Din. Vuol dire che dovrò di nuovo combattere insieme a Din? Ah, non c'è niente di meglio. Di una rivalità amichevole. L'onore è tutto mio, Lord Wilde. Ehi. Sono contento per voi nobili, ma che fine faremo noi? Oh, già. Beh, considerando lo stato d'animo della gente della città, dobbiamo punirvi. Un attimo, che dici? Aveva detto che ci aveste graziato. Nessuno ha mai parlato di grazia. Ti andrebbe però di essere il sosia del principe Gilroy? Il suo sosia? Vuoi dire ingannare la gente per indurla a pensare che sono il principe? A fini strategici? E lei? Diceva che non assomigliavo per niente al principe. Oh. Beh, sei abbastanza simile per essere il suo sosia. I più non conoscono il principe come lo conosco io. Davvero, dolcezza? Ancora non ti capisco, però non importa. So di non essere nella posizione per trattare, ma vi devo chiedere una cosetta. Lasciate liberi quei due, poi farò il sosio o qualsiasi altra cosa volete. Roy? No, non farlo. Zitti, non dimenticate chi è il capo. Che ne dici, principe? Ok, e qui dobbiamo rispondere. Va bene, ci sto. Grazie. Non si meritavano tutto questo. Va bene, però restituite tutto. Vi chiedo solo questo. No. Phylan? Roy, se vai con il principe, allora vengo anch'io. Anch'io. Non riesco proprio a liberarmi di voi, eh? Beh, non vedo perché no. Ci servono tutti i personali possibili con entusiasmo, giusto, John? Davvero? Evviva! Principe, faremo del nostro meglio per aiutarti e per rimediare al fatto di aver lavorato per quel damerino. Cavolo, non riesco a crederci. Ah, va bene. E qui abbiamo reclutato anche gli altri due. Se avessimo risposto non saprei, saremmo dovuti ritornare sul monte per reclutarli in un secondo momento. Quindi tanto vale reclutarli subito, è meglio così. Ah, c'è anche Boz che devo portare. Vabbè, tanto dobbiamo ritornare al castello, quindi va bene. Ok. Io resterò qui, quindi la prego di considerare il generale Din quale rappresentante ufficiale di Sabol. Vabbè, tu sei quello che sei, quindi non mi interessa. Esatto, qui c'era ancora un oggetto da prendere. Oddio. Va bene. Ok, credo che non ci sia nient'altro da fare per il momento. Cioè, possiamo ritornare tranquillamente al castello e forse possiamo fare qualche reclutamento. Però non ricordo se farlo adesso. Sì, perché mi sa che prima devo fare rapporto. Quindi ok, usciamo. Ok. Bon. Detto ciò, sì, ok. Devo andare prima, perché vedete non c'è neanche l'userina.
Eh sì, devo andare per forza al castello prima. Eh sì, devo fare rapporto praticamente. Una volta fatto rapporto di quello che è successo. Aspetta, tu cos'è che facevi? Ah no, ok. Praticamente appena facciamo rapporto possiamo andare a fare qualche reclutamento. Che poi in realtà forse ce ne sono solo un paio che devo fare al momento. Non credo di poterne fare tanti. Bentornato, Vostra Altezza. Vostra Altezza. Oh, mi dispiace enormemente, Vostra Altezza. Mio fratello non fa altro che causare guai. Oh, mi spiace di dovermi sempre scusare per i membri della mia famiglia. Non capisco proprio cosa hanno. Farò ammenda per il suo comportamento indegno. Farò tutto ciò che è in mio potere, Vostra Altezza. Ok, mi fai un sorriso allora. Esatto, non sei più una pedina nelle mani di Lord Barrows. Sei una donna indipendente. So che puoi anche non crederci, ma nessuno in questo castello pensa male di te a causa di tuo padre o di tuo fratello. Anzi, pensiamo che tu sia fantastica. Non sapevo che la pensaste tutti in questo modo. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Adesso mettiamoci tutto alle spalle. L'importante è aver risolto il mistero del principe dei banditi. È passato molto tempo, Lucrezia. Sarà un piacere lavorare di nuovo con te. Il piacere è tutto mio. Raftfleet, Estrise, Lord Lake, Lelkar e ora Sable. Quasi metà falena è dalla nostra parte adesso. Ma non sono state battaglie facili. Già, e i Godwin staranno iniziando a disperarsi. Useranno ogni tipo di trucchetto. Se non stiamo ancora più attenti, potremmo ancora perdere. Senz'altro i Godwin si trovano nello stesso stato d'animo. Principe, dovete essere stanchissimo dopo aver viaggiato in lungo e in largo. Perché non vi riposate? Ve lo meritate. Ok, qui adesso tutti hanno lasciato hanno lasciato il team e noi invece adesso possiamo fare un'altra piccola cosa prima di chiudere anche quest'altro episodio. Dobbiamo ritornare a Sable, anzi prima torniamo a Raftfleet. Anzi no, facciamo una cosa, prima andiamo a Sable. Perché sì, prima andiamo a Sable. Sì, facciamo una cosa in ordine, in modo tale da far scattare gli eventi tutti insieme. Allora, sì, andiamo a Sable. E dobbiamo andare alla locanda. Perché se vi ricordate c'era un uomo disteso sul letto. Noi ci abbiamo già parlato. Non so se è passato abbastanza tempo per far striggerare il dialogo successivo, perché deve passare un po' di tempo in realtà. Ci proviamo. Oh, guardate, si è svegliato. Oh, perfetto. Ok, ci possiamo parlare allora. Bah, chi si crede di essere questo moccioso? Sono prigioniero, giusto? Non c'è motivo di non dire come mi chiamo. Sono una Kula, lanciere del corpo montano del sud. Che volete farne di me? Qui ovviamente non abbiamo nulla da dire in realtà. Perché lo chiede a me, sciocco? Lo so che succede ai prigionieri, fate pure, sono pronto a tutto. Lavori forzati, esecuzione, non mi importa. Ma prima devo fare una cosa a Falena. Pensano che abbia combattuto fino alla fine per far scappare quel porco di Gidan, ma è un'assurdità. Sono rimasto perché avevo degli affari da sbrigare a Falena. Fate quello che volete, ma prima lasciatemi portare a termine i miei affari. Poi potete anche uccidermi. Non vi riguarda. Perché non ne parlate con Lord Rolbel, Vostra Altezza? Cosa hai detto? Vostra Altezza? Voi siete il principe. Che c'è che non va? Se è vero, ho una cosa da chiedervi. Se siete un membro della famiglia reale di Falena, dovete sapere tutto sulla porta dell'occulto. Ma perché chiedi di... Sono stati loro a ucciderli. Sono stati loro a uccidere mio padre. Cosa? È successo 13 anni fa. Sembra assurdo, ma è tutto vero. Mio padre, un membro del Gran Consiglio dei Clan, fu ucciso da una ragazzina. Così, come se niente fosse. Quando venni a sapere che era un'assassina della porta dell'occulto, la setta era già stata sciolta.
Non sapevo come fare a ritrovare quella ragazzina, avevo quasi perso le speranze. Ma poi ho sentito che erano tornati in azione. Ero così contento che mi sono precipitato qua. Ditemi, quanti ce ne sono? Dove si nascondono? Non fate lo sciocco. So che la porta dell'occulto è la banda di assassini personale dei reali di Falena. Ovviamente sapete tutto su di loro. Nakula, la porta dell'occulto ha ucciso i genitori di Sua Altezza. Cosa? La porta dell'occulto ha ucciso la regina Ferid? È vero, la nuova porta dell'occulto è il braccio armato al soldo dei Godwin. Dici sul serio? Basta, lasciatemi in pace. Nakula. Che c'è? Che volete da me stavolta? Niente. E qui praticamente abbiamo finito per il momento il dialogo. Non c'è nulla che possiamo fare. Non perdonerò mai quella ragazzina. Aveva un ghigno diabolico mentre sgozzava mio padre. Non avrò pietà. La troverò e la ammazzerò. Le taglierò la gola proprio come lei la tagliò a mio padre. Eh già. Vostra Altezza, perché non parlate con Oboro del problema di Nakula? Sono certa che riuscirebbe a scoprire tutto. Vedete, qui praticamente abbiamo il suggerimento. Allora, a questo punto andiamo da Oboro, perché appunto dobbiamo andare da Oboro. E nel frattempo che andiamo da Oboro possiamo controllare alla locanda se è tornata nel frattempo l'infa, ovvero la giocatrice incallita. Ecco perché ho detto facciamo gli eventi, diciamo, in ordine, in modo tale da non confondere, cioè da non confondere le acque praticamente. Allora, tu ancora... Sì, ok. Tu ancora sei per i cazzi tuoi. Allora, vediamo se qua intanto è arrivata, perché dovrebbe essere arrivata già. Ormai è passato un bel po' di tempo. Eccola qui. Ciao, bel giovane. Cosa ti porta da queste parti? Vuoi farti un'altra partita? Unirmi a voi? Ma che... Ehi, sei davvero il principe? Me l'avresti dovuto dire prima. Ma perché mai il principe si dovrebbe interessare a gente come me? Beh, ti ho dato un bel po' di filo da torcere per prenderti i soldi e sono contenta dell'invito. Senti, facciamo così. Mi unirò a voi solo se riesci a vincere 5.000 pocci contro di me a qualsiasi gioco. Stavolta non barerò. Sta a te decidere se credermi o no. Che dici? Questa è la risposta che volevo sentire. E allora iniziamo. Eh sì, qui adesso dovremmo giocarcela. Ok, iniziamo. Adesso punto io. Allora, lei ha un 4 di tuono, però fa la faccia triste. Oddio, 4 è basso però. Oddio, mi sta imbrogliando? 10. Oddio. Era basso. Mi stava bluffando. Ok, puntiamo. Oddio, lei è felice però. Lei ha un 7. Ok. Oh! Ma qua ti butto tutto. Hai 1. Tre. Bene, molto interessante. Però balbetta, vedi? Balbetta, quindi vabbè, poi ha un 3 bassissimo.
sto all in. Dai, non puoi. Cazzo. Aia. Che è forte lei. Oddio, si è ritirata. Madonna mia, quanto avevo io. No, 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 no. Allora, avevo 6, 4, 10. No, lei aveva 12. Ok, puntiamo. Oddio, lei ha un 5. No. Aumenta di troppo. Troppo sicura era. Non è una brutta carta. Addirittura 6? No. Cazzo, ero più... vabbè. Ti fai fregare facilmente, ragazzo. Allora, lei ha un 7. No. Ha puntato troppo. Madonna mia. Allora, lei ha detto di nuovo, non è una brutta carta. Vai. Vediamo se mi hai fregato. Olè, ok. Non è una brutta carta, però ha la faccia triste lei, eh. No. Madonna mia. Oddio. Che carta schifosa che hai. Vinci sicuro. Io là, se avessi un 1, vincerei. Vedi? Porca miseria, avrei vinto. Ok, 2. Che carta schifosa che hai. Vincerò facilmente. Oddio. Ho un 1? Lei è seria però in faccia. Ah, ok, però vinco io. Perché sono lento. Minchia, avevamo 2-2. Ehi, non è giusto. Porca miseria. Non è una brutta carta. Qui... non è una brutta carta. Però lei è seria, è rimasta seria. Però minchia, un 12. No, non rischio. Infatti. Che carta schifosa che hai. Vincerò facilmente. Mi dispiace. Che carta schifosa che hai. Vincerò facilmente. Vedi, ha il sorrisino lei. Però così mi sta fregando. Non è una brutta carta. Ed è seria. Ok, vedo. Yes. Lo so, può durare un bel po' in realtà. Perché bisogna essere bravi. Adesso punto io. Lei ha 6 e 3, 9. No. Ok. 6 e 2, 8. Lei ha la faccia sconsolata, ma non ho visto... non ho visto cosa aveva. Non è una brutta carta. Però lei è tuono. Il tuono è più alto di tutti, ha 11. Oh, che carta schifosa che hai. Vincerò facilmente. Però lei è rimasta seria. Quindi vinco io. Ok, dai, ci siamo quasi. Oh. Ok, puntiamo. Allora, lei ha il sorrisino... il sorrisino beffardo. Addirittura lei 6. Ok, puntiamo. Rilancio.
Però lei è normale in faccia. Ok. Le devo togliere ancora troppe fisce. Va bene, vado avanti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Impossibile, ho perso contro un principiante. Questa ragazzina ne può fare di strada davvero. Cosa? No, niente, stavo solo parlando tra me e me. A proposito di quella proposta che mi hai fatto, io devo a quella strega, voglio dire, a quella dolce donnina 5.000 pocce. Non posso muovermi finché non le ridò tutto. Perciò odio chiedertelo, ma potresti prestarmi 5.000 pocce? Se me li dai verrò con te e farò del mio meglio per aiutarti. Davvero? Fantastico! Siamo d'accordo! Ecco qua. Vostra Altezza, ho guardato l'ultima partita. Avete vinto, Vostra Altezza. Non c'è motivo di pagare per lei di tasca vostra. Stai zitta, vecchiaccia. Se il principe dice che vuol pagare, allora è così. Non posso accettare. Dimenticati del debito che hai con me. Non posso prendere del denaro da Sua Altezza. Cosa? Avevo deciso di venderti al mercato nero se avessi osato barare con il principe, ma non l'hai fatto. Hai dimostrato di essere una ragazza in gamba. Come premio, cancello il debito di 5.000 pocci. Cosa? Stai scherzando? Ma ho una condizione. Vai subito al castello del principe e vedi di renderti utile. Come? Al castello del principe? Che c'è? Non ti sta bene? No, assolutamente no. Ma hai creduto quando ho detto che non avrei barato? Mi ha fatto molto piacere. Gli avevo promesso che non ti avrei seguito, che ti avrei seguito se avessi perso. Credo che ci divertiremo insieme, bel giovane. Ci vediamo al castello. Vostra Altezza, cercate di insegnare a quella ragazzaccia come si sta al mondo. Ok, e abbiamo reclutato anche Linfa. Ok, adesso andiamo da Oboro. Dopodiché c'è un altro reclutamento solo da fare e poi abbiamo finito per oggi. Vostra Altezza? Avete uno sguardo triste, che c'è che non va? Oboro, devo dirti una cosa. Davvero? C'è un tipo del genere a Sable? Capisco. Andiamo tutti insieme allora. Merda. Sono entrati tutti in party. Ok, va bene, facciamo così. Ok. E andiamo adesso a parlare con il nostro amichetto. A Sable, però, se non ricordo male, dovrebbe esserci anche una nostra vecchia conoscenza. Se non ricordo male, però. Potrei ricordare male. Però non so se arrivava adesso. Non mi ricordo se si trovava ora o se si trovava dopo. Perché ovviamente i personaggi si spostano nella mappa di gioco in base agli eventi che diciamo si compiono durante la storia. Quindi in base agli eventi della storia poi i personaggi si spostano. Quindi io non so se già lei è qua. E anche perché non mi ricordo neanche dov'era. Perché qui c'era il confine con Armes, quindi qua non dovrebbe esserci niente. Esatto. Ok, credo che... no, credo che arrivi dopo. Io mi ricordavo fosse già disponibile. O forse dopo la scena con Oboro? Andiamo a vedere. Che succede? Che ci fanno tutte queste persone qua dentro? Avete deciso di interrogarmi? Tu devi essere Nakula, piacere di conoscerti.
Eh? E tu chi sei? Quel volto, io ti ho già visto, lo so chi sei. Sei quella ragazzina che ha ucciso mio padre 13 anni fa. Non mi ricordo. Però sì, potrebbe essere. Tu, ti uccido. Aspetta, che stai facendo? Ti prego, ascolta. Cosa dovrei ascoltare? Cos'è quella faccia? Che c'è da ridere? Beh, che faccia dovrei fare? Io so solo ridere e uccidere. Che sciocchezze sono queste? A Sagiri è stato fatto il lavaggio del cervello per trasformarlo nell'assassino che vedi ora. È per questo che sa solo ridere, non importa quanto soffra o sia triste. Ma che... Un crimine è sempre un crimine, ma è stato cresciuto sin da piccolissimo con lo scopo di uccidere. Non ha mai imparato cosa sia il calore umano o quanto sia preziosa la vita. Era un semplice strumento di morte. Non aveva altra scelta. Non ti chiedo di perdonarla, ma volevo che sapessi la verità. La porta dell'occulto fa queste cose? Ma è una follia, pura follia. Già. Per questo abbiamo deciso di sparire 8 anni fa. Cosa? Anche tu? Tutti noi. Cosa? Vi prego di perdonarmi, Altezza. Non volevo tenervi all'oscuro. Volevo aspettare il momento giusto per dirvi tutto, ma è successo adesso. Ma che... La porta dell'occulto ha ucciso anche i vostri genitori, giusto? E allora come fate a lavorare con questi qua? Il vero nemico? Sì. Godwin ha riportato in vita un incubo che pensavamo scomparso per sempre. Dobbiamo mettere fine a tutto questo una volta per tutte. Nakula, puoi attendere finché non ci saremo riusciti. Bah, non mi importa nulla dei vostri piani. Maledetti, che volete da me? Dannazione. Ti chiami Sagiri, vero? Non potrò mai perdonarti. Forse questa ragazzina sta facendo la cosa giusta, però mi rende furioso. Ehi, voi combattete contro Godwin, vero? Lasciate che vi aiuti, annienterò sia lui che la porta dell'occulto. Alla fine regolerò i conti con te. Ok, lo farò anch'io. Non voglio più scappare. Sagiri. Esatto, vi ricordate che Sagiri non aveva accettato di entrare nel gruppo? Adesso sì. Siamo d'accordo allora. Vostra Altezza, prendetevi cura di Nakula. Noi torniamo a casa. Vorrei tornare a casa con Nakula per dimostrargli le nostre buone intenzioni, ma non credo che sia ancora pronto. Eh sì, ragazzi, Oboro e tutti gli altri facevano parte della porta dell'occulto. Ok, e abbiamo finalmente reclutato anche Nakula, che purtroppo è solo di livello 28, quindi dovremo livellarlo magari appena sarà possibile. Ok, perfetto. Detto ciò, oddio, penso che abbiamo finito per oggi. Credo che non ci sia più niente da fare per ora. Sì, sì, penso proprio di sì. Possiamo tornare indietro. Sì. Possiamo tornare indietro e basta. Abbiamo praticamente finito perché dobbiamo andare avanti con la trama. E per andare avanti con la trama bisognerà farlo tramite la camera del principe, no? Perché dovremo andare a riposarci e quindi di conseguenza dovremo appunto far scattare gli eventi e triggerare gli eventi lì, alla camera del principe. Per cui, detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Scusate un altro episodio lungo di registrazione, ma sapete che quando si deve reclutare purtroppo ci sono tante cose da fare. Però spero che il video possa esservi stato d'aiuto, possa esservi stato utile, vi sia piaciuto, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye.